Buongiorno, sono Diego Andreatta, direttore del settimanale di Trento, Vita Trentina, e vi ringrazio di aver aderito a questo video che si propone di essere un confronto a quattro voci su una delle esperienze forse più singolari che in questi ultimi anni Trento Film Festival ha realizzato al proprio interno, il Parco dei Mestieri della Montagna. Già 15 anni fa i Mestieri della Montagna sono, per così dire, usciti dall'immaginario, usciti dalle pellicole, dai video, per prendersi uno spazio concreto fisico nel giardino vescovile, dove per 15 anni appunto si è realizzata questa esperienza didattica che ha coinvolto ogni anno circa 1.000 ragazzi e tante altre famiglie. Ma perché i mestieri della montagna in città? È di questo che oggi vorrei ragionare in un confronto retrospettivo a voce alta con alcuni tra i tanti protagonisti di queste 15 edizioni. E presento quindi e ringrazio Franco De Battaglia, che è anche nel direttivo del Trento Film Festival, scrittore di montagna e collaboratore come opinionista del nostro settimanale con una rubrica fissa che si intitola Non a caso Sentieri. Daniela Finardi, che per il servizio comunicazione del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige ha seguito passo per passo la proposta a livello scientifico didattico del parco. E poi Andrea Focches, disegnatore che è stato il papà anche della mascotte, il Salvanel, che ha caratterizzato questi anni di parco. Allora vorrei cominciare da De Battaglia a inquadrare questa realtà dei mestieri della montagna, chiedendo a lui, anche da osservatore, da opinionista, perché è importante ancora oggi parlare dei mestieri della montagna e non solo al passato. Che cosa possono dire alla gente di città, messo che questa distinzione abbia ancora un senso? Ah, intanto diciamo che è sempre stata ed è la montagna che salva la città, che dà vita alla città. La dà con l'acqua, la dà con l'ossigeno, la dà con le risorse, la dà con i sassi, col materiale, così. Quindi la città vive se c'è la montagna e la città è vivibile se la montagna è vivibile. Ma in questo caso sui mestieri si può fare un passo anche avanti, perché la montagna è un incontro con la vita, con la natura, con gli animali, con la propria vita di autodisciplina, con la fatica. E la montagna dona l'acqua, il legno, le pietre, le bacche, soltanto se la si cura, se la si ama e se la si frequenta. Allora i lavori nella montagna non sono sfruttamento, non sono soltanto un prelevamento. Non sono un andare a prendere oggetti, sono una simbiosi. Sono una simbiosi fra la propria vita e quella della natura, quella grande, quella del creato, quella dell'evoluzione, quella che richiede la collaborazione dell'uomo. Allora i mestieri della montagna sono una forza e diventano una forza anche della città. Anche tante altre cose, potremmo tornarci. Sono frutto di una elaborazione, di una tecnologia raffinatissima, elaborata. Non ci si pensa, ma il rastrello, per esempio, con 10 denti, tira su tutto senza raspare, senza grattare. Non a caso il falcetto è stato inventato dai retti di Zanzeno. Non a caso la baita è un'invenzione della montagna del Settecento, gli stessi anni in cui veniva fondata a Roma, in Val Gardena, nella zona latina. Quindi la montagna è anche un ritornare ai mestieri della montagna, è anche ritornare all'origine dei nostri mestieri. Grazie De Battaglia. Daniela Finardi, Museo degli Usi e Costumi di San Michele. E da anni, da secoli forse, i mestieri della montagna vengono indagati. Ecco, che cosa racconta questa lunga tradizione che a San Michele ha trovato un punto d'osservazione molto importante? Eh sì, San Michele nasce un po' per questo, nel senso che il nostro museo è stato fondato nel 68 da Giuseppe Sevesta proprio
per indagare questi mestieri della montagna e comunque di tutto il mondo rurale che vive il Trentino. La nascita del museo è proprio legata all'analisi analitica, proprio allo studio analitico che faceva Giuseppe Sebesta di questi mestieri e che ha raccolto all'interno di questa realtà attraverso delle vere e proprie filiere di lavorazione, filiere tecnologiche, ha studiato gli oggetti, Battaglia ha nominato il rastrello e Sebesta studiava il rastrello disegnandolo, raccogliendo pezzo per pezzo come si costruiva. Era una vera e propria analisi nel dettaglio dalla costruzione dell'oggetto all'utilizzo di questo oggetto. E questo è uno studio che ci ha permesso di arrivare a capire molto su come l'uomo abbia anche saputo adattarsi al territorio in cui ci troviamo e questo è sicuramente una conoscenza e un sapere che i giovani d'oggi devono riuscire ad acquisire, non pensare che sia tutto trovato, tutto fatto. Insomma, c'è chi prima di noi ha fatto e ha realizzato determinate condizioni per arrivare a essere quello che siamo noi oggi. Quindi un parco che racconta i mestieri della montagna ha anche questo, no, come finalità, quella di far capire alle nuove generazioni quanto c'è di storia dietro a quello che noi viviamo oggi e che abbiamo la fortuna di vivere oggi. Qualcuno potrebbe dire, Finardi, che anche lo sviluppo degli ecomusei ha portato un'attenzione nuova dal punto di vista etnografico e culturale. È così o c'è ancora bisogno comunque anche di un'iniziativa cittadina come quella del parco? Ma no, sicuramente ci vuole anche l'iniziativa cittadina, non è, non, cioè, si sa, il Trentino è fatto di valli, è fatto di piccole realtà, di piccoli paesi, sappiamo che abbiamo tantissimi dialetti e già questo ci fa capire quanto si distinguono le nostre realtà, seppur in un ambiente molto piccolo, insomma, come quello del nostro territorio, del Trentino. Però la città è sempre la città e quindi ha bisogno anche di riuscire a far capire ai propri abitanti quelle che sono le realtà magari così diverse dei paesi della montagna e delle nostre valli. Sicuramente gli ecomusei hanno giocato un apporto molto importante, hanno portato il loro apporto in questa conoscenza, ma non solo gli ecomusei, tante piccole realtà museali che ci sono nelle nostre valli, sono circa 100 le realtà che ci sono in Trentino, ma anche un lavoro legandoci al Trento Film Festival di documentari, di vere e proprie reportage, di filmati che ancora oggi ci testimoniano come questi mestieri magari delle volte vengono ripresi anche dai giovani, perché non sono tutti mestieri che sono caduti nel dimenticatoio, anzi sempre di più si rivedono giovani che provano a rilanciare questo tipo di attività. Grazie, ne riparleremo. E Andrea Fokes, questo Salvanel che vediamo occhieggiare anche sul nostro schermo e che lei ha inventato anche insieme a Maurizio Michetti, che diciamo è stato l'ispiratore di questa idea del festival. Questo Salvanel è il folletto dei boschi, ma è anche il custode delle tradizioni e dell'immaginario popolare. Lei, prima di inventare queste storie che sono uscite anche con Vita Trentina, ha dovuto studiare l'immaginario del passato. Che cosa ha colto rispetto al tema Mestieri della Montagna? Sì, infatti io anche collaborando col Museo degli Usi e Costumi ho fatto una ricerca soprattutto sulle figure leggendarie dei racconti della tradizione popolare trentina e cosa si è evidenziato in queste ricerche che poi sono servite per studiare il personaggio adatto a rappresentare in un certo senso il Parco dei Mestieri. In pratica in questi racconti si parla di incontri straordinari, molto spesso con esseri soprannaturali del bosco. E questi esseri, che possiamo chiamare in modo un po' generico, esseri uomini selvatici, donne e uomini selvatici, ecco, queste figure mitiche hanno in diverse narrazioni trasmesso, cioè hanno insegnato e svelato dei segreti legate alle attività umane. Ad esempio, l'uomo selvatico
è il personaggio che ha insegnato alla gente di montagna le arti casearie e quindi tutta la procedura della trasformazione del latte in burro, formaggio e ricotta. Poi questi personaggi sono bizzarri e possono avere dei brevi contatti con, diciamo, con l'umanità, poi se ne vanno via e nelle narrazioni si dice che portano via un ultimo segreto, non svelano tutto. E quindi raccontando al parco in vari modi questi racconti della tradizione, si trovano delle connessioni anche con appunto le attività dell'uomo di montagna. Ad esempio, le figure femminili delle anguane, salinghe e vivane, dipende dalla zona del Trentino, sono figure mitiche che sono legate alle attività femminili, quindi la filatura, la tessitura, e c'è sempre questo rapporto particolare con la gente di montagna di svelare piccoli segreti e quindi appunto raccontando l'immaginario parliamo anche della parte materiale, insomma, perché tramite le rappresentazioni che abbiamo fatto in vari modi, no? E vai anche rappresenti gli oggetti, gli strumenti, gli utensili di queste attività, appunto della Grazie, grazie pastorale. Andrea. A chi ci ascolta possiamo ricordare che questi suoi studi sono diventati anche dei giochi multimediali con cui, legando tradizione e tecnologia, molti ragazzi si sono sperimentati. Entriamo, vedremo anche delle immagini, a parlare anche del rapporto tra i film, i documentari con i misteri della montagna. Su questo abbiamo un contributo esterno di Sergio Fant, che è il responsabile della programmazione cinematografica del concorso di Trento Film Festival. Ascoltiamo insieme. Il lavoro è una delle chiavi che adottiamo tutti gli anni per raccontare la vitalità e la complessità dei territori di montagna, che non sono fatti solo di attività ludiche o sportive come l'alpinismo, l'arrampicata, insomma, questioni che riguardano più l'approccio esplorativo, diciamo, all'ambiente di montagna, ma sono anche e soprattutto legate alle questioni che riguardano la vita di questi territori, la vita quotidiana, quindi lavoro, questioni sociali, questioni economiche e quant'altro. Il lavoro, in particolar modo, è al centro di alcuni film del concorso di quest'anno. Sicuramente anche stanotte Le mucche danzeranno sul tetto, un film svizzero che racconta con una chiave inedita e una piega un po' thriller, diciamo, il mondo della vita rurale, della pastorizia alpina, ma soprattutto mi viene in mente Holy Bread, un film che arriva dall'Iran che racconta il lavoro e la vita durissima di questi portatori clandestini di merci attraverso il confine tra l'Iran e l'Iraq. Sempre da quella zona, tra l'altro, arriva un altro film che si chiama Contagion, che è uno dei pochi film di quest'anno che affronta direttamente la questione della pandemia e mostra come il Covid-19 ha avuto un impatto sulla vita pastorale. E in particolar modo su una comunità, una tribù nomade dell'Iran che è impossibilitata a spostare le sue greggi dal fondovalle all'alpeggio appunto per le restrizioni dovute alla pandemia. Per cui insomma sono tante le chiavi anche quest'anno, il lavoro c'è sicuramente ed è uno dei fili rossi che collegano un po', che uniscono tante sezioni del festival, anche poi soprattutto la sezione Orizzonti Vicini dove racconteremo più nello specifico con una serie di cortometraggi alcune situazioni lavorative che riguardano le attività sulle Alpi e sulle Dolomiti, sul territorio del Trentino in particolare. Grazie a Sergio Fant, responsabile di Trento Film Festival, per la selezione anche dei film e per i rapporti con la giuria. E torniamo al nostro Parco dei Mestieri, a Daniela Finardi, che con molta cura di anno in anno si è inventata delle attività didattiche specifiche per presentare i mestieri della montagna. E farei notare come spesso i ragazzi sono usciti dal giardino arcivescovile portando con sé un oggetto materiale, non solo un ricordo di quella giornata, molto di più. Ecco, c'è un'attenzione didattica particolare che avete avuto insieme alle altre realtà del parco nel fare una proposta che fosse di qualità e che fosse fedele all'oggetto di studio? Sì, l'obiettivo è proprio che resti un ricordo che può essere sia di una bellissima giornata all'interno di un'ambientazione molto bella, qual è quella del Parco Vescovile, ma anche proprio un ricordo materiale che quindi poteva essere un oggetto costruito.
dei semi da piantare, è successo tante volte con QF, ma non solo, esperienze multimediali come sono state citate con Andrea, piuttosto che le famose strisce dei fumetti firmati Nickez e Focus che raccontavano queste storie del Salvanel, anche quelli sono comunque dei ricordi che venivano portati a casa. Ma ovviamente la costruzione, la realizzazione, la messa in pratica di quelle che erano le conoscenze, che sono le conoscenze dei vari mestieri di montagna, sono una delle cose che sicuramente si spera lasciano maggiormente il segno all'interno dei giovani che frequentano il parco, non solo con i laboratori che noi ogni anno abbiamo cercato di far provare ai ragazzi, dove hanno fatto il burro, hanno macinato i cereali piuttosto che costruito delle piccole zattere, costruito dei cestini. C'è stato l'anno in cui abbiamo fatto migliaia di cestini e insomma altre proposte che abbiamo fatto, ma anche chi, come altre realtà come le guide alpine piuttosto che gli speleologi, hanno raccontato, hanno fatto vivere delle esperienze toccando gli oggetti, gli strumenti che vengono usati in montagna, le anche materiali tecnici, diciamo, che oggi mestieri della montagna o dei odierni hanno necessità per complementare la loro attività. E questo, secondo me, il provare con mano queste esperienze è sicuramente quello che deve lasciare il segno all'interno dei ragazzi per far capire il valore di quello che vedono quotidianamente, che hanno in mano quotidianamente. I mestieri della montagna, insomma, sono legati ovviamente a quello che un territorio aspro, come quello della montagna, permette, diciamo, di dare all'uomo possibilità di ingegnarsi, e tanti mestieri ne sono grandi testimonianze. Insomma, abbiamo delle esperienze tecnologiche che probabilmente non sarebbero state sviluppate se non in un ambiente come questo, e questo è fondamentale per i ragazzi e per le classi. C'è da dire che una cosa che ci dà molta soddisfazione, e questo credo sia un riscontro molto importante, è che molte volte i ragazzi che vengono con le scuole durante la settimana, poi magari nel fine settimana vengono o da soli o coi genitori per vivere anche tutte quelle esperienze da corollario che venivano fatte appunto durante il fine settimana. Questo è un bel segnale, insomma, vuol dire che l'esperienza fatta dà un valore in più ed è piaciuta a questi bambini, nonostante delle volte vengano anche introdotti dei temi non semplicissimi. Si è parlato tante volte di ecologia, di ecosistemi, insomma di termini, anche di terminologie non semplicissime, che però si vede che piacciono e hanno lasciato il segno, sono state studiate nella maniera corretta. Possiamo dire che il Parco dei Mestieri è stato anche una grande inchiesta giornalistica, perché sono state oltre 100 le interviste ad altrettanti mestieri che le classi sono venute a fare nella nostra redazione di Vita Trentina. A Franco De Battaglia, che è giornalista di lunga navigazione, chiederei qual è l'importanza della raccolta dalla viva voce dei protagonisti di allora, ma anche di oggi, perché comunque abbiamo messo in evidenza anche il valore economico dei mestieri della montagna. Ecco, come commenterebbe questa attenzione? L'importanza è che il Parco dei Mestieri riporta anche il giornalismo a quella che è la sua origine, o dovrebbe essere l'origine vera, di andare a piedi a vedere una situazione invece che ascoltarla o farcela riferire o guardarla sui social. E questo credo che sia stato quello che viene capito dai ragazzi, perché il Parco dei Mestieri, come il Museo degli Usi e Costumi, non è soltanto una struttura didattica, come la montagna non è un'oasi di gioco, di tempo libero, o come un banco ma dove si mette dentro e viene fuori un po' di natura, un po' di riposo, un po' così. I mestieri sulla montagna insegnano a vederla com'è davvero. Quindi natura e sostenibilità, tradizione e innovazione. Ricordiamo questa bella frase che ripete spesso anche l'Annibale Salcia, e era nel DNA del Cebesta. La tradizione non è una memoria autoreferenziale, la tradizione è l'innovazione che ha avuto successo.
Oggi noi un prato di montagna lo rastrelliamo, o invece che adoperare le ruspe prendiamo ancora l'accetta. È perché l'accetta è più funzionale della motocena in certi momenti, anche meno pericolosa tutto sommato. Terzo punto è questa è la manualità. Come ha detto anche la signora Finardi, la manualità non è far con le mani quello che si potrebbe fare con la macchina, insomma, no? È entrare nelle cose che si fanno. Poi lo dimostra anche la psicologia, insomma, ecco, sono le mani che muovono i centri cerebrali e i circuiti, come nella musica, come nell'arte, come nel disegno. Se noi guardiamo certi mestieri della montagna, noi guardiamo la malga, è un pezzo d'arte, con questo basamento di porfido e il frontone di legno che sembra quasi un tempio greco, insomma, no? Noi guardiamo certi intagli, certe cose, siamo al confine, c'è una totalità di cose, insomma, no? Come diceva anche Focke, insomma. Questi miti, i miti sono stratificazioni di realtà antichissime. Quando l'uomo selvatico è quello che ha insegnato a fare il burro, significano queste preesistenze. Nel Trentino abbiamo, perché la montagna trentina, al riparo dal Meri, aveva le persone che disegnavano in malga 12.000 anni fa. Insomma, questo non può andare smarrito in un bancum turistico o in una confusione anche didattica. Quindi, e noi sappiamo, perché l'abbiamo poi visto sorgere, c'è Besta, non gli interessava la memoria, gli interessava riscoprire la manualità e traghettarla al futuro. Ed è quello che fa il Parco dei Mestieri, con ciò in simbiosi perfetta col Film Festival, che sono i film virtuali, la montagna virtuale rappresentata con la montagna reale vissuta con le mani. Torniamo ancora alla quella mezz'ora di permanenza nei vari stand. Daniela Finardi, abbiamo detto la concretezza, la manualità, e manca una proposta per età diverse. Siete riusciti a parlare alla scuola elementare, alla scuola media, anche alle superiori e anche ai ragazzi, ai bambini della scuola materna, no? Ah sì, certo. L'obiettivo era cercare di rivolgersi a tutte le fasce d'età e anche appunto a chi frequenta il parco indipendentemente dalla scuola. E quindi tutti gli enti, tutte le realtà che hanno sempre aderito e hanno proposto attività e laboratori hanno avuto come priorità quella di cercare di fare delle attività che potessero essere più trasversali possibili. Poi ovviamente si adegua al linguaggio, si adeguano le attività, si adeguano i laboratori, eccetera. Però l'intenzione è quella di coinvolgere maggiormente tutte le età, ma anche gli adulti, perché molte volte i genitori stessi che vengono a accompagnare i bambini vogliono approfondire le tematiche, per cui delle volte la parte magari che ha più esposizione, perché noi cerchiamo sempre di affiancare una parte espositiva a una parte più laboratoriale, si cerca di renderla più coinvolgente possibile per qualsiasi pubblico, e quindi anche raccontare, narrare direttamente agli adulti, far vedere e spiegare determinate tradizioni, determinate usanze, determinati utilizzi che venivano fatte appunto di strumentazioni, di oggetti, è sicuramente una parte che deve coinvolgere qualsiasi fascia d'età. Quindi ovviamente si cerca di aprirsi a tutti, a tutte le età, e anche appunto con esperienze che vengono fatte in prima persona. De Battaglia, ci siamo sentiti dire da alcune famiglie è la prima volta che i nostri ragazzi vedono una capretta o un asino da vicino. Ecco, che cosa stiamo perdendo rispetto al rapporto con l'ambiente montano? Non solo con l'ambiente montano, nell'esperienza dei ragazzi stiamo perdendo le esperienze reali. Sono sempre meno e è sempre più una bolla di prolungamento di un mondo, non so neanche come definirlo, insomma, ecco, neanche virtuale, insomma, di un mondo proiettato, di un mondo di un sacco che viene riempito di suggestioni
e che si prolunga senza avere poi una, senza avere una verifica. Questo incomincia dalla mancanza di una strada su cui andare a giocare al pallone, di un oratorio, di una gita in montagna, di una presenza. Cioè, un tempo i ragazzi facendo una gita vedevano una montagna con le mucche, con le capre, con i pastori, una montagna di incontri. Quindi la montagna deve tornare a essere incontro, dialogo. Visto anch'io in Rendena, una mamma e un bambino, che mamma diceva ah, guarda lì la mucca, e lei ha detto no, stai lontana che ha le corna. Sì, non era un toro, però insomma occorre fare le esperienze. Direi che qui ci porta un altro discorso, insomma, tanti problemi che noi diamo ai giovani sono in realtà problemi, una mancanza di una società che non consente più di fare esperienze dirette, mettere le mani dentro e anche sportarsene. Ecco. Grazie. Ecco, andiamo verso la conclusione guardando al futuro. Ad Andrea Focas vorrei chiedere, ecco, che cosa insegna per il futuro questa esperienza, anche per il futuro della didattica, lei è anche docente, e che cosa vorrebbe poter sviluppare magari a partire dalla prossima edizione, speriamo in presenza, sarà la 70ª del Film Festival, gloriosa, speriamo di tornare al Giardino Vescovile col Parco dei Mestieri, qual è il suo augurio e la sua previsione? Speriamo proprio di tornare in presenza e di poter continuare raccontando storie tratte dalla tradizione, ma sempre con un nuovo modo di proporsi ai giovani, insomma ai ragazzi, al pubblico del parco, interessandoli anche con tematiche nuove. Ad esempio il Salvanel, oltre a essere legato a questi segreti, no, dei misteri delle attività della gente di montagna, è anche il custode del bosco e quindi è protettore della fauna e flora, legandosi ai fumetti, no? Abbiamo fatto diverse storie dove appunto il Salvanel interviene per salvare qualche animale in pericolo e se la prende con chi non rispetta l'ambiente, quindi porta un messaggio estremamente attuale il Salvanel di salvaguardia dell'ambiente, e speriamo di continuare con altre storie e chissà magari con una pubblicazione che raccoglie tutti i racconti fatti nei vari anni. Questo lo auspichiamo anche noi. Fra l'altro qualche ragazzo magari si chiederà se il Salvanel è sopravvissuto a Vaia 2 anni fa e se è sopravvissuto anche alla pandemia. Possiamo rassicurarli? Certo, sì. Lunga vita allora. Franco De Battaglia, un auspicio per il prossimo anno. Anch'io vorrei anch'io entrare nel giardino, vederci non distanziati, passare di stand in stand e ascoltare un pezzetto della banda The Kessich, che non mi ricordo come si chiama, ma è la vecchia mitraglia. È che ci alleni, che faccia un po' di prove intanto, e poi mi auguro di vedere un librettino di Focas. Con i suoi racconti, io sono un grande ammiratore di questa intuizione. Credo che Salvanel sia stato proprio un rappresenta la nostra montagna. Fai dispetti a chi la sale, accoglie chi ha la rivelazione di questa luce che trasluce quando tra la rugiada, i rami. L'abbiamo tutti incontrato il Salvanel in montagna, no? Ecco, ma c'è e sicuramente sta facendosi beffe del virus anche più di quanto lo facciano i vaccini. Quindi ci aspettiamo di incontrarlo sulle pagine di foto. Concludiamo con Daniela Finardi. È molto bello trovare questa sinfonia, insomma, che dice anche un po' il metodo con cui abbiamo lavorato. Prego, Daniela. Ma sarebbe bello magari appunto anche, vabbè, ovviamente farlo in presenza al parco Vescovile, ma si è parlato di questo libretto che raccoglie i fumetti, ma magari anche che raccoglie insieme alle illustrazioni di Andrea proprio i vari mestieri che sono stati raccontati negli anni
E quindi con una piccola descrizione potrebbe essere sicuramente una grande raccolta anche di memoria storica di quello che è stato il parco in questi ormai 16, l'anno prossimo saranno 17 anni, quindi insomma è quasi maggiorenne l'anno prossimo anche il nostro Parco dei Mestieri, per cui raccogliere anche quello che è stato un po' questo. Questa, veramente sono tanti mestieri, raccontati sia da noi ma anche dalle vostre interviste, dalle interviste di Vita Trentina si è parlato tanto di tante cose, per cui una pubblicazione unica sarebbe veramente interessante, credo anche per le scuole in generale. Bene, allora questa vostra proposta mi pare condivisa, la giriamo anche alla nostra neonata casa editrice, anche naturalmente alla direzione di Trento Film Festival. Io vi ringrazio davvero per la passione che avete comunicato attorno a questa iniziativa, ringrazio quanti ci hanno ascoltato. Per saperne di più, appuntamento al Parco dei Mestieri. Grazie a voi.